Il raddoppio delle linee ferroviarie Termoli-Lesina, le ragioni del no del Comitato Cittadini in Rete. Continuiamo adesso a parlare di ambiente, ci sono ragioni anche di natura sanitaria e di sicurezza idrogeologica dietro il no ministeriale al raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, ragioni che sono state portate avanti da anni, per anni dai comitati civici. Claudio Vedovati. Non è colpa del fratino, le ragioni del no del Ministero dell'Ambiente al raddoppio della Termoli-Lesina lungo la linea adriatica Bologna-Lecce sono molto più ampie. Questa è la posizione del Comitato Cittadini in Rete di Termoli, che è mobilitato da anni non contro il progetto in sé, ma per il modo in cui si pensa di realizzarlo. Noi siamo qui per dire che le vere motivazioni che hanno portato una commissione tecnica di un ministero a bocciare per la terza volta, quindi tre commissioni diverse, con composizioni diverse, in 19 anni hanno espresso parere negativo al progetto del raddoppio, sono altre. Non sarebbe stata fatta una stima dei possibili impatti dei lavori sulla salute della popolazione e sul sistema agroalimentare, non ci sarebbe una mappatura della popolazione interessata all'incremento del rumore, ci sarebbe anche una criticità sull'utilizzo delle rocce da scavo, anche in relazione alla realizzazione di una galleria di quasi 2 chilometri. E poi non sarebbe stato fatto uno studio sull'impatto sulle specie faunistiche, sull'avifauna e sulla biodiversità vegetale. In sostanza ragioni ambientali, sanitarie, idrogeologiche, oltre che naturalistiche, di un certo rilievo, contenute in 70 pagine di rapporto in cui il riferimento al fratino e alla ghiandaia marina sono del tutto marginali. A questo va aggiunto, sostiene il comitato, la mancata valutazione dell'impatto paesaggistico su 10 km di barriere antirumore. Siamo convinti che a livello nazionale sia uscita una notizia assolutamente infondata per inficiare quello che dei cittadini dicono da anni. Il progetto è impattante. Noi siamo favorevolissimi al raddoppio, siamo i primi a sperare che venga effettivamente fatto un progetto serio di raddoppio ferroviario in questa tratta. In ogni caso, un altro ministero, quello delle infrastrutture e dei trasporti, ha già inserito l'opera nell'elenco delle infrastrutture di particolare importanza contemplate nel decreto semplificazione. L'opera dunque si farà aggiustando eventualmente il tiro in base ai rilievi della valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, lamenta il comitato, nessuna traccia al momento delle compensazioni chieste dal comune di Termoli dalla cessione degli immobili ai sottopassi.